Federica Nargi si prepara a diventare mamma. L'ex velina di Striscia la Notizia e il calciatore Alessandro Matri aspettano il primo figlio. La Nargi è intervenuta telefonicamente nel corso di Verissimo per svelare alcuni dettagli in più su questo momento magico della sua vita. Intervistata da Silvia Tuffanin, ha ironizzato sulle tante volte in cui ha dovuto smentire le voci su presunti figli in arrivo. Tante volte ho dovuto smentire la notizia, ma ora è vero. Ha raccontato, poi, come ha dato la notizia della gravidanza al suo compagno. Quando è arrivato a casa, gli ho fatto trovare una scatolina con due ciucci, tra l'altro ha pensato fossero due gemelli, ma è che la confezione ne comprendeva due. Alessandro ha iniziato a tremare e mi ha detto: "Non ci credo, sei incinta. Non l'ho mai visto così emozionato. Ancora non conosce il sesso del primogenito. Ancora non lo so se sarà un maschietto o una femminuccia, non si fa vedere, quando faccio l'ecografia si muove, si gira, si sposta sempre. Dovrei saperlo la settimana prossima. Maschio o femmina per me va bene. Forse il papà preferirebbe un maschietto, per me invece è assolutamente la stessa cosa. Data prevista per la nascita? Settembre. Federica Nargi. Sto benissimo, non soffro di nausea. Attualmente è impegnata sul set della serie Il bello delle donne e teme che il pancino possa diventare sempre più evidente. Ha spiegato, però, di stare benissimo e di non soffrire di nausea. Non ho sofferto di nausea, tanto che chiamavo il ginecologo e gli chiedevo se fosse normale stare così bene e lui mi tranquillizzava. Chi se ne frega.